l'asilo lodato traslochi a Salerno in via Francesco Paolo Volpe 48 e a Cava dei Tirreni al corso Umberto I 281. Sono riprese lunedì 2 settembre, dopo la pausa estiva, le attività alla piscina comunale di Cava dei Tirreni. Con grandi aspettative e con la volontà di garantire a tutti gli utenti delle ore scandite da sport e divertimento, è entrata dunque nel vivo la nuova stagione dell'impianto metelliano, che rientra nel mondo acqua chiara del patron Franco Porzio. Questo è il 15° anno, abbiamo fatto negli ultimi anni grandi investimenti sotto l'aspetto sportivo, sociale e giovanile. E negli ultimi anni abbiamo fatto diversi lavori per quanto riguarda l'impianto per renderlo ancora più funzionale e più appetibile. Oggi come oggi l'impianto di Cava dei Tirreni è uno degli impianti a livello nazionale sotto l'aspetto proprio della presentazione dell'immagine, sotto l'aspetto sportivo, tra quelle più in vista. La cosa che mi fa enormemente piacere nella ripresa delle attività, che ho visto molti bambini, molte famiglie, molti genitori che fanno attività e vogliono partecipare alla vita sociale di questa struttura, quindi significa che noi dobbiamo andare in questa direzione e siamo felici e contenti di poter accogliere un po' tutti. Novità positive sembrano arrivare anche sul fronte della lunga querela che nel corso di questi anni ha visto contrapposta la società che gestisce l'impianto di via Gino Palumbo e il comune metelliano. Per quanto riguarda le novità sono sempre quelle di voler fare sempre di più, sempre meglio, ma soprattutto quello di avere un'intesa sul territorio, non solo con la comunità di Cava e dintorni, ma anche con le istituzioni locali, anche perché la definizione dopo tanti anni è arrivata, quindi lo si è fatto nell'equilibrio totale sia dalla parte nostra che da parte del comune, perché avevamo un unico intento, quello di rendere funzionale e fruibile l'impianto di Cava dei Tirreni per la comunità e per il territorio. Tante sono le attività e gli eventi in programma, coordinati dal direttore tecnico della struttura Giuseppe Fasano, che da un anno è al timone della piscina cavese e può sorridere per i risultati finora raggiunti. La nostra sfida era proprio quella di riconquistare la fiducia di tutti i cittadini di Cava dei Tirreni. Abbiamo seminato l'anno scorso, abbiamo messo in campo tantissime iniziative e in questi prima settimana di lavoro, devo dire la verità, stiamo già raccogliendo i frutti. Ringraziamo tutti quelli che in questa settimana ci hanno assalito veramente e quindi siamo contenti, felici e andiamo avanti per la nostra strada, convinti di dare un servizio di alta qualità alle persone di Cava dei Tirreni e dei dintorni.